Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parleremo ancora di Mavic Mini, però non direttamente del prodotto Mavic, ma di un'applicazione per volare con i prodotti DJI. Quindi parleremo di Litki, un'applicazione molto amata da tanti possessori di DJI, perché è un'applicazione innanzitutto che è disponibile anche in versione italiana e che permette di fare cose che la DJI Go 4 non ci permette. E le cose principali che ci fa fare Litki è la possibilità di creare dei waypoint e soprattutto di creare delle missioni direttamente dal PC o da Mac, quindi creare le missioni a casa con calma sul nostro PC o sul nostro Mac, per poi caricarle nel momento in cui andremo nella location dove abbiamo creato la missione. In più ragazzi, altre funzioni, comunque è come quasi avere una DJI Go 4 con delle funzioni aggiuntive in più. Come vi ho detto prima, è in italiano, in più ci permette di volare in FPV con degli occhiali VR qualsiasi, cioè quelli classici tipo questi per intenderci. Quindi tutte queste cose danno a Litki un qualcosa di interessante. Ovviamente non è l'unica applicazione che fa queste cose, però Litki secondo me è una di quelle che le fa meglio ed è anche la più intuitiva, la più semplice e fatta bene, devo dire. Io l'ho sempre apprezzata, è un prodotto davvero ottimo. Ho visto che in tanti di voi già si chiedono se il DJI Mavic Mini sarà supportato da Litki. Quindi nel dubbio, essendo io iscritto al programma beta tester di Litki, ho scritto appunto a Litki per sapere se il DJI Mavic Mini sarà o meno supportato dall'applicazione, e la loro risposta ragazzi è questa. Quindi la loro intenzione è sì, di supportarlo, quindi appena sarà possibile lo faranno. E da cosa dipende? Dipende da quando DJI rilascerà le SDK, cioè il pacchetto di sviluppo per le applicazioni che permette agli sviluppatori di terze parti di sviluppare un'applicazione compatibile con i prodotti DJI. Ovviamente DJI l'ha sempre rilasciato per i suoi prodotti tipo Mavic, tipo Phantom, tipo Inspire. Quindi infatti, se andiamo a vedere, Litki è compatibile con tutti i prodotti dallo Spark all'Inspire, quindi tutta la fascia dei droni DJI è coperta da Litki. Quindi appena DJI rilascerà queste SDK, avete letto, loro sicuramente supporteranno il prodotto. Il problema è la tempistica, nel senso che, come avete letto, non dipende da loro. Quindi se DJI rilascerà le SDK tra 2 settimane, per dire, allora loro già potranno sviluppare l'applicazione anche per il DJI Mavic Mini. Se invece DJI ci metterà qualche mese a rilasciare le SDK, allora a quel punto tutto si sposterà fra qualche mese. Magari alcuni di voi se lo ricorderanno, con il Mavic Air è stato abbastanza un calvario, perché DJI ci ha messo veramente tanti mesi a rilasciare le SDK del prodotto Mavic Air appunto. Quindi Litki non era come era compatibile con il Mavic Pro, col Phantom, ma non, con lo Spark, ma non era compatibile con il Mavic Air appunto, perché DJI ha fatto passare veramente tanti mesi prima di rilasciare le SDK. Quindi speriamo che qua DJI le rilasci prima e permetta a Litki e anche comunque alle altre software house di creare la loro applicazione dedicata con delle cose in più a quelle date dalle applicazioni classiche di DJI. Quindi ragazzi, questo era solo un video per farvi vedere cosa mi ha risposto Litki, perché so che tanti di voi sono interessati a questa cosa, anche perché secondo me su questo dronino, che comunque ha funzioni interessanti, è un'applicazione che potrebbe diventare davvero utile. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale queste altre novità riguardo DJI Mavic Mini e Litki vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!